Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Wallot Love di No More The Same. Siamo tornati con il format for the youth, pensato per gli emergenti, e a differenza degli altri episodi, oggi abbiamo a che fare con un producer, quindi sicuramente ci concentreremo molto di più dal punto di vista musicale. Detto questo, comunque non mancano i feat, perché per citarne giusto uno su tutti c'è Freeman, che abbiamo già sentito più volte in questo canale. Io sono abbastanza curioso, partire dalla prima canzone, G featuring Niggo Boy. Non siete G, giuro che non vi ho mai visti, sono per la street, sempre a fare quei servizi, pulla with the stick stick. Nella notte sento cielo quando scendono le tenebre, sto fumando quella merda, la faccio tornare cenere. Ok, vuole smoke, vuole beef, non sa cosa prendere, e non è game, non è Jojo, alcol lo voglio l'oro, ma non sarò come okay. Loro, non sono un gangsta, ma morirò leggenda, ho nomi sull'agenda, li cancello mano a mano. Va bene. Stanno alzando un palo, ho quittato quella merda, ma sai non sono cambiato, no, non sono un gangsta e non mi frega un cazzo, Drigo spitta verità, jungle call nella città, non abbiamo un cazzo fra, non sento bla bla, fumo gas, se vuole beef tornerà gas, un gangsta, ma... Dimenticavo, vi chiedo scusa per la mia voce, ma ieri c'è stata Italia-Inghilterra e come potete immaginare è successo quello che è successo dopo la partita, quindi non ne ho più. Comunque devo dire, è davvero un bel pezzo, carino, non me lo aspettavo. Parliamo subito del beat perché ci dobbiamo concentrare più che altro su questo. Molto sullo stile Lil Baby, un po' Lil Durk, forse vi direi è quasi un type beat di Voice of the Heroes, l'album in generale. Comunque è carino, nel complesso suona bene. Quello che qua non mi ha fatto impazzire è il mix, perché non lo so, forse la sua voce era un po' bassa rispetto a quella del beat, però chiaramente parlando di emergenti è una cosa del tutto comprensibile. Anche il ragazzo non mi è dispiaciuto affatto, non lo conoscevo proprio, cioè roba mai sentito, e invece devo dire che mi ha sorpreso. A questa voce un po' grezza, mi ricorda molto quella di Paki, e comunque in generale ha una bella fotta, ha preso dei bei flow, anche a livello di testi non mi è sembrato magari generico come altri mille emergenti. Oddio, magari le cose sono un po' sempre quelle, però secondo me le ha dette in una maniera abbastanza figa e comunque differenziandosi da altri artisti, insomma, emergenti che in Italia ormai sembrano fatti copia e incolla. Quindi devo dire, bella traccia, ci sta, sono abbastanza soddisfatto. Andrei con la seconda, SRT featuring Freeman. Ok. Ok. Ok, molto carina questa, appunto featuring Freeman, un ragazzo che abbiamo visto già in qualche reaction su questo canale. A me non dispiace, soprattutto quando prende questa wave, Ken Carson, Playboi Carti. Ormai dico la stessa roba ad ogni video quando si parlo di lui, però insomma è la roba che attualmente sta provando a fare e secondo me è anche molto bravo, perché comunque li riesce. Anche la produzione è in piena wave, come possiamo chiamarla senza dire sempre i soliti nomi, insomma post Wallot Red, perché Carti ancora un'altra volta ha cambiato in parte le regole del game e sono usciti un sacco di rapper su questa nuova onda, e ripeto, Freeman in Italia è uno di quelli che secondo me è più bravo a farla, quindi davvero pochissimo da dire. Poi personalmente questi beat con queste sonorità mi fanno veramente tutti impazzire, quindi comunque è stato bravo. Terza canzone, God of Love featuring Edos. Oh. Lei mi chiama ma le dico di no. Sai che mio fratello abbiamo stesso blood. Vuoi la vita facile, ma ti do il contrario. Non so se una Bentley, oh, sì. No, io te l'ho ben verso, no, no. Che sai che fammi no. Infatti me li prendi, yeah. Sognavo due piedi ma in tasca ero broke. E sono vestendo blood, blood. Giuro non richiamerò, no. Figa anche questa, forse un po' simile alla traccia precedente, però più sulla wave di Uzi rispetto a quella di Carti e insomma tutta quella roba lì, un po' più sullo stile Eternal Take. Lui è bravo, il rapper Edos è un ragazzo che conosco tra l'altro proprio su Instagram, mi scrisse, mi ascolta un paio di sue pezze, devo dire che è bravo, ci sa fare, l'ha dimostrato anche in questa canzone. E sempre parlando del beat, molto bello anche questo. Io non sono molto esperto, nel senso non ti posso fare una
critica Belly Lee Hat, bello come impostato l'808, assolutamente no. Per me il beat è bello quando suona bene, quindi se tu sai fare beat tanti che suonano bene, per me sei un gran producer. Purtroppo mi baso molto sull'orecchio, su quello che piace a me, però no, a parte questo, mo seriamente, è davvero una bella produzione, mi piace molto americana. In generale tutto il lavoro è così e andrei avanti con la quarta traccia, Chicago, featuring Vince Woodstar e Emir. Con il flash, lei non vuole, ma vuole solo il cloud. E non mi sento bene con tutti questi demoni dentro. Volevo andare a scuola, ma stavo sempre dentro al blocco. Mi cacciavo in mezzo ai guai. Il blocco mi sembra Chicago. In strada mi sento a mio agio. Non ti preoccupare, sono in giro con la squadra. E abbiamo detto usare sarà così per sempre. Di non innamorarti, non sono la persona giusta. E penso solo a Dursa. Chicago. Non male, ci può stare. Sinceramente, rispetto agli altri che abbiamo ascoltato, è quella che mi è piaciuta un po' di meno. Molto, così come insomma può suggerire il titolo, in wave Chicago, ma in generale molto secondo me sullo stile di Lil Durk, che se sentite anche la sua influenza specialmente nel ritornello. Il beat comunque come sempre è carino perché suona bene, anche questo potrebbe essere un Lil Durk type beat per quanto mi riguarda. Loro due secondo me potevano fare qualcosina in più. Allora, ora non li so distinguere, ma credo che il secondo, quello con la voce un po' più profonda, fosse Vince Woodstar. Lui è quello che mi è piaciuto di meno perché ha un bel ritornello la canzone, mi è piaciuto. La strofa del primo così così e anche quella di Vince così così, quindi secondo me sulle strofe potevano fare di più, però in generale sì, il beat è prodotto bene, la canzone comunque ha un buon sound, forse non me la riascolterei, però non è una canzone da buttare sicuramente. Andrei avanti con la prossima, che è Wall of Love featuring Sorry Not Sorrow e Wrong Way Willy. Mi hai tolto il follow ma non togliermi il saluto, te ne sei andata sì ma non piangere sciori sul tappeto. Ti spingevo all'angolo del letto e ce ne andiamo di pari passo. Tu mi dicevi che solo sesso è strano, a volte neanche noi sappiamo come sia successo. Sto al tappeto come un K.O. ma mi ribatti e sono ok. Sono tra io e fame qui con me, mi coprirà solo il mio Moncler. E parlami, odiami, ma almeno parlami. E non mi serve nessuno che me lo faccia notare, okay. Con le che stai prendendo il sole. Non male, sicuramente una traccia completamente diversa rispetto a quelle che abbiamo ascoltato fino ad ora, molto più introspettiva, ma in generale un po' più love, ecco, magari le altre erano un pochino più hard. Il beat qui è carino, molto d'accompagnamento, nel senso che alla fine la cosa che forse risale di più sono le voci dei due rispettivi artisti, c'è questo drop nel ritornello che comunque accompagna molto bene il tutto, e anche loro due non mi sono dispiaciuti, non è la roba che ascolto di solito, ma sicuramente non è neanche brutto. Io andrei con l'ultima, che è Tokyo Milano featuring Tese G. Noi siamo quelli che quando decidono poi comunque la facciamo. Che differenza c'è tra Tokyo e Milano? Noi siamo quelli che quando decidono di fare qualcosa e facciamone un'altra. Ci sta, anche questa non è proprio nelle mie sonorità, ma mi sento di dire che forse l'ho apprezzata di più della precedente, che era Wall of Love, perché è un po' particolare. Io il ragazzo non lo conosco proprio perché appunto non è nelle mie sonorità, ma secondo me non se l'è cavata neanche troppo male, ci può stare. Subito un accorgimento per quanto riguarda la produzione, che è assolutamente diversa rispetto alle altre, insomma chitarra un po' classica, perché mi ha scritto che è stata ripresa dalla sigla dei Celestini, quindi è praticamente una cover, insomma il concept del beat era questo. Carina, io confermo essenzialmente quello che dicevo prima. Le prime tre canzoni mi sono piaciute e probabilmente tutte e tre me le riascolterei. Le altre tre un po' di meno, ma sempre per quanto riguarda i gusti personali. Per quanto riguarda il lavoro nelle produzioni, mi sento già di dire che è prodotto bene, assolutamente. Molto vario, il che comunque mette anche in mostra le abilità del produttore. Vuol dire che
è versatile, sa produrre un po' di tutto e secondo me l'ha fatto anche bene. Per il resto ci sono un paio di hit che ho aggiunto alla playlist, sento di poterlo dire, è la prima volta che succede in questo format dedicato per gli emergenti. Insomma, questo comunque è solo il mio pensiero sul lavoro. Voi invece cosa ne pensate? Lo conoscevate No More The Same? Quale traccia vi ha colpito di più? Quale produzione? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace. Nel caso in cui non lo foste, iscrivetevi al canale. Se lo siete già, attivate la campanellina per non perdervi ogni mio video. Condividete questo con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo Slat.